Cogliandro dovrà difendere un suo amico da un'accusa infamante secondo le nuove anticipazioni dell'ispettore Cogliandro. Torna su Rai 2 il consueto appuntamento settimanale con l'ispettore più eccentrico della televisione italiana, l'ispettore Cogliandro. Mercoledì 21 novembre, infatti, andrà in onda la seconda puntata della settima stagione della serie che vedrà l'ispettore aiutare un amico, evitandogli il carcere. Anticipazioni secondo episodio. Le anticipazioni della seconda puntata della serie televisiva con Giampaolo Morelli, intitolata Serial Killer, ci rivelano che Cogliandro uscirà con una ragazza pensando di poter riuscire a passare la notte con lei. Ma le cose non andranno per il verso giusto a causa di uno dei migliori amici dell'ispettore. Stiamo parlando di Giacomino, il quale si presenterà a casa di Cogliandro tutto assonnato e in manetta. Il ragazzo, infatti, verrà accusato dalla polizia di essere un brutale serial killer. Ovviamente Cogliandro non crederà alle accuse rivolte all'amico ed inizierà ad indagare sugli efferati omicidi, in collaborazione con la bellissima sorella di Giacomino, Isabella, per assicurare il vero serial killer alla giustizia. La serie, gli ascolti e dove vedere le repliche. La settima stagione di Cogliandro andrà in onda su Rai 2 sino al prossimo 5 dicembre per un totale di 4 episodi da 100 minuti ciascuno. Tutte e quattro le puntate sono state dirette dai Manetti Bros, mentre il protagonista assoluto della serie sarà sempre interpretato da Giampaolo Morelli. La location in cui avranno luogo la maggior parte delle vicende di Cogliandro sarà la città di Bologna. Nei vari episodi si alterneranno diverse guest star famose ed alcuni personaggi abituali o quasi. Fra le guest star di quest'anno vi segnaliamo Iva Zanetti, Serena Rossi, Francesco Pannofino, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi e Gue Pequeno. Vi ricordiamo che la prima puntata dell'ispettore Cogliandro la settimana scorsa ha perso la battaglia degli ascolti con il film andato in onda su Rai 1, Il Ponte delle Spie. L'esordio della serie TV, infatti, ha ottenuto soltanto 2.472.000 telespettatori con uno share del 10,9%, mentre il film in prima visione su Rai 1 ha totalizzato 3.244.000 di telespettatori con uno share del 15,3%. Vi segnaliamo, inoltre, che le repliche delle puntate di Cogliandro saranno disponibili in streaming sul sito gratuito RaiPlay. Inoltre il portale mette a disposizione degli utenti anche un'app gratuita da scaricare che rende possibile la visione dei contenuti Rai anche su smartphone e tablet.